Allora, in un paese di montagna, un maresciallo dei carabinieri va in missione. Ah, sapete? No, perché tanto hanno detto miardo sui carabinieri. Sono tutte vere, solo due sono finte, lo dico subito. No, a parte scherzi. Allora, vabbè, se fa tardi, si ferma, va in un albergo, chiede una stanza, gli scusi, vorrei una stanza. Dai documenti, l'albergatore dice: ah, ma lei è il carabiniere, cioè il maresciallo dei carabinieri. Dice: come da queste parti? Ci sono in missione, vorrei una stanza. Dice: guardi, ne abbiamo una sola, l'ultima che è rimasta è matrimoniale. Dice: non fa niente, la prendo. Mentre sta firmando entra una signora tutta andaffranta: scusate, sono rimasta in panne con la macchina, non so dove andare, è tardi, vorrei una stanza. Dice: guardi, l'ultima stanza che avevamo, anche se è matrimoniale, ma l'abbiamo data qui a sto signore che poi è maresciallo dei carabinieri. Questa lo guarda e dice: senta, mi scusi tanto, io non la conosco, lei non mi conosce, siamo in un paese dove non ci conosce nessuno, possiamo fare a mezzi con questa stanza? Veramente ne ho bisogno anch'io. Dice: ma prego signora, ma scherziamo. Insomma, danno i documenti, vanno in camera, entra lei, entra lui, lei si gira, lo guarda e dice: senta, io non la conosco, lei non mi conosce, siamo in un paese dove non ci conosce nessuno, posso andare in bagno? Prego signora, ma scherziamo. Questa entra al bagno, si lava, si sciacqua, riesce fuori mezza nuda, lo riguarda e dice: senta, scusi, io non la conosco, lei non mi conosce, siamo in un paese dove non ci conosce nessuno, posso dormire nel letto vicino a lei? Sai, sul divano ho problemi con la schiena. Dice: ma signora, ma si figuri, ma io posso pure maresciare le carabinieri, sono fidato, insomma. Vabbè, si infilano sotto al letto, lei si gira, lo guarda e dice: senta, io non la conosco, lei non mi conosce, stiamo in un paese dove non ci conosce nessuno, perché non mi fa la festa? Sto maresciallo se la guarda, si mette a sedere sul letto, si sente: io non te conosco, tu non mi conosci, stiamo in un paese dove non conosciamo nessuno, ma è 3 di mattina, chi cazzo invita a sta festa?